rispondo a te, ragazzo di Como. Di dove sei tu? Calabria. Di dove sei Calabria, cazzo? Cosenza. Cosenza, sì. Eh sì, proprio Cosenza. Bellissima, bella università, lettera, l'università, una delle migliori, penso una delle più importanti d'Italia comunque. Ma la verità è che nato scherzando con un amico, ci piaceva l'idea di sviluppare questo strano personaggio. All'inizio è nato, guarda, non te lo sento, non vede veramente, veramente dove è nato. Probabilmente è nato a Non c'è problema, un programma che avevo fatto su Rai 3 12-15 anni fa, ed era nato così per il desiderio di raccontare questo mio amico ai calabresi, di origini calabresi, io sono di origini siciliane, per raccontare un sud che non è mai cambiato, per raccontare qualcosa che a noi ci tocca in particolare, cioè i miei genitori sono stati costretti a lasciare quella terra che loro hanno amato, e non per un capriccio culturale, ma per fama. Questa è una cosa che ti tatuano i genitori, cioè sono dei tatuaggi che ti rimangono dentro. C'era questo desiderio, forse, mio e anche di Piero, di raccontare questa cosa. È nato lì però, più o meno. Poi io ho sempre fatto il teatro e tuttora, devo dire, quando mi capita di fare le serate, mi diverte molto, anche se mi vergogno come una bestia, per esempio. Perché un mio amico mi ha detto che sembro De Pardiento, per tirarmi su. Però è nato lì più o meno, è nato, perché anche Non c'è problema è nato, l'intellettuale di sinistra, l'economista, analista delle gestioni integrate, uno sviluppo di Franco, c'è stato, è nato Cetto, e poi altre cose, sì, non mi ricordo adesso, ma sono... Ah, è nato, anche lì è nato il sommelier. No, c'era il desiderio da parte mia di la voglia di ritornare e di dirigerlo io, perché era un tema per me importantissimo, siccome io lo ritengo il mio film più avversivo in assoluto, trattare un argomento così delicato con dolcezza, con quella delicatezza, allora non volevo, avevo io l'idea come volevo farlo e lo volevo fare così. Quindi lo volevo dirigere io. Calcola che io mi circondo sempre di amici, dal direttore della fotografia ad altri che mi conoscono molto bene, mi aiutano sempre tantissimo. Questo è importante. Comunque per i testi nuovi, per tutto, ci sono, non so quanti libri pubblica l'Italia ogni anno, comunque vai prova a cercare di individuare dei testi, dei libri, dei racconti, e poi contatta l'autore, si può insieme creare un'amicizia, ma anche un nubio di lavoro. Ci sono degli scrittori che scrivono dei racconti, tu li puoi sviluppare in teatro, capito? Questo è bello, insieme, devi girare, devi leggere. Io non parlavo con amici, allora uno dei luoghi più nell'immaginario malinconici della terra sono i laghi, giusto? Tra il lago di Como e il lago Maggiore sono nati la metà dei comici italiani. Da Dario Fo, Volti, io, Iacchetti, tutta una serie. Cocchi Pozzoni, una serie tantissima. È curioso questa cosa, perché pensa che a me piace il lago in autunno, io ho perso degli amici, è una malinconia, che escono i mostri con la neve, non lo so, forse si fa per esorcizzare, non lo so che cosa. Io dico sempre che la mia energia arriva da questo connubio meraviglioso tra sud e nord di questo paese. Le mie origini sono super siciliane, ho tutta la famiglia siciliana. Poi però il lago per me è molto importante, è stato molto importante perché mi ha aiutato a riflettere. Il lago c'ha una cosa particolare, ti ferma, riesce a fermarti, riesce a farti riflettere, non lo so. Però c'è quella malinconia, c'è in molti. Sto pensando a vari miei colleghi, no? È vero, c'è in molti miei colleghi che io apprezzo e che io amo, c'è quella malinconia lì. Non lo so da che cosa. Non lo so, io ti devo dire la verità, quando mi sono iscritto all'Accademia d'Arte Drammatica, tutto pensavo al nome io ero innamorato di Brecht, volevo fare un Pinter, volevo fare queste cose. E poi all'improvviso ho scoperto la comicità, che davvero secondo me ha qualcosa di, è di una crudeltà la comicità che tu non puoi immaginare, perché la comicità è un connubio, è una combinazione di 864 cose. La faccia, il ritmo, la passione, la voce, ne ha, è crudelissimo. Però quando poi ho cominciato, forse la malinconia del lago c'entra, non lo so, però
non lo so, io mi sento una persona assolutamente normalissima, veramente sono nella vita, io sono in una normalità incredibile. Traspare. Quindi poi però mi accetto quando devo far felice te, quando devo far contento te, io mi trasformo, veramente mi trasformo, cioè divento una bella. Quest'anno farò a ottobre probabilmente un seminario a Milano, un secondo anno dell'Accademia, che voglio costruire una cosa insieme a loro. Lo faccio perché sento il bisogno di dare, ma anche di ricevere, no? Ho voglia sempre di essere carico. Quindi quella cosa accesa io la voglio sempre avere, mi piace, è bellissimo,